Ciao a tutti, sono Laura e lavoro come mediatrice culturale presso il Sistema Museale di Ateneo. Oggi mi trovo alla collezione di antropologia e vorrei mostrarvi come realizzare il modellino delle ossa dello scheletro umano utilizzando materiale di riciclo o di facile reperibilità che possiamo trovare a casa e naturalmente anche la nostra fantasia. Per capire come sono fatte le ossa ci aiuteremo con lo scheletro di uno degli individui delle preziose collezioni scheletriche identificate di antropologia. Per il nostro modellino abbiamo bisogno di un cartoncino nero colorato, di un po' di spago, poi ci servono stuzzicadenti di varie dimensioni, dei cotton fioc, del cotone, un po' di scotch carta e della colla, della carta stagnola e infine un paio di forbici. Mi raccomando, fatevi aiutare da un adulto e cerchiamo di utilizzare dei materiali che abbiamo già in casa e che normalmente avremmo buttato via per fare del bene all'ambiente e di conseguenza anche a noi stessi. Io ho scelto di realizzare uno scheletro visto da davanti e di costruire le ossa più importanti del nostro corpo. A proposito, lo sapete che uno scheletro adulto, come il mio per esempio, è formato dall'incirca ben 206 ossa? Quando nasciamo in realtà ne abbiamo ancora di più, ma nel corso della nostra crescita, poiché alcune ossa si saldano fra loro, il loro numero diminuisce. Cominciamo partendo dall'alto e quindi dal cranio. Qui ne abbiamo uno vero per poterlo osservare. Il cranio ha molteplici funzioni. Fra le più importanti contiene e protegge il nostro cervello, varie ghiandole e gli organi di senso, come per esempio gli occhi. E tramite la mandibola è possibile per noi masticare i cibi. Per realizzare il nostro cranio io ho utilizzato questo disegno che potete trovare nell'area download del sito SMA. Potete utilizzare l'immagine che più preferite. La cosa importante è che una volta colorato e ritagliato, lo incolliate in cima al foglio. Scendendo sotto il cranio, che cosa abbiamo? Il collo. È formato dalle vertebre cervicali della colonna vertebrale. La nostra colonna vertebrale è composta da circa 33-34 vertebre che partono dal collo e arrivano al bacino. La colonna vertebrale è il principale sostegno del nostro scheletro e l'elemento che contraddistingue tutti gli animali vertebrati. Per realizzare la nostra colonna vertebrale prendiamo un pezzetto di nastro carta, lo pieghiamo in due e con un lungo stuzzicadenti ci aiutiamo ad avvolgerlo in modo tale da poter dare l'effetto delle varie vertebre della nostra colonna vertebrale. Eccola qui. E questo è il risultato che ho ottenuto. E sotto il collo che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Abbiamo due piccole ossicine che si chiamano clavicole. E per aiutarci a realizzarle possiamo utilizzare un pezzetto di carta stagnola che una volta avvolta può essere modellata a forma di S. Quando sono pronte le potete incollare, naturalmente una per lato. Passiamo alle ossa che compongono gli arti superiori. Questo è un omero. Come vedete è un osso lungo e per realizzarlo possiamo utilizzare uno stuzzicadenti un po' grosso che attacchiamo così. L'omero è l'osso che partendo dalla spalla arriva al nostro gomito. Sotto l'omero, ovvero nella parte del braccio che va dal gomito al polso, abbiamo due ossa parallele chiamate radio e ulna. Per poterle distinguere nel nostro modellino possiamo usare per l'ulna un piccolo stuzzicadente
e per il radio un cotton fioc, che come vedete potete tagliare per mantenere una proporzione nella dimensione del braccio. Nel nostro modellino abbiamo collocato queste due ossa immaginando di tenere la mano supina, in questo modo. Avremo quindi l'ulna posizionata internamente e il radio posizionato esternamente. Oltretutto, un piccolo trucco per capire e sapere sempre la posizione dell'ulna è pensare che è sempre dalla parte del mignolo. Naturalmente, avendo noi due braccia, abbiamo fatto la stessa cosa dall'altro lato. Che cosa ci manca per completare la parte alta del nostro scheletro? La gabbia toracica, esatto! Quindi la gabbia toracica è composta da 12 paia di coste, dallo sterno e dalle vertebre della colonna vertebrale, le vertebre toraciche nello specifico. È una parte del corpo molto importante perché protegge gli organi interni, come il cuore e i polmoni. Per realizzarla possiamo utilizzare dei pezzettini di spago per appunto andare a creare tutte le nostre coste. Ne attacchiamo 12 da una parte e 12 dall'altra. Invece per lo sterno riprendiamo un pezzettino di carta stagnola, ne mettiamo un rettangolo sotto e attacchiamo un triangolino sopra. Abbiamo ultimato la prima parte del nostro modellino. Se questa attività vi è piaciuta e vi ha fatto divertire, vi diamo appuntamento a sabato prossimo per la seconda parte.